can't believe Taylor's gone. What the fuck? È meglio andarsene da qui. Andiamo a vedere. Usciamo da questo maledetto bosco. Parleremo per strada. Taylor, non posso crederci. Impossibile. Sono sconvolto per Taylor. È morta, non ci credo. Se Taylor fosse qui, ci obbligherebbe ad andare avanti, a sopravvivere. È esattamente ciò che faremo. Dobbiamo convincere il tuo sosia a vuotare il sacco su Mary. È l'unico modo per fermarla e uscire vivi da qui. Non siamo ancora certi che fermare Mary possa essere utile. È solo una teoria. Un'altra teoria era bruciare una bambola per cacciare Mary. E sappiamo com'è andata. Sarà solo una teoria, ma per ora non abbiamo altro. Abbiamo una sola occasione. Se la sprechiamo, non ne avremo altre. È finita, quindi sono pronta davvero a tutto. Forza, diamo un'occhiata. Venite a vedere. Hey! È pericoloso. Dubito si renda conto in che casino siamo. Presto, entriamo. Beh, è abbandonata da parecchio tempo. È giunta l'ora che io parli al giudice. La paura mi opprime. Non so come sarà accolta la mia testimonianza. Il diavolo spesso offusca la capacità di giudizio delle persone. Non verrà nulla di buono. Le sue parole vogliono tradire la verità. È compito mio decidere il vero. Abraham e Joseph sono complici in questo inganno. E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte. O siete pentito della decisione? Dopo quanto appreso oggi, continuo a ritenere che Joseph fosse connivente col maligno quanto la moglie. La corte ringrazia il reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove. Mio dovere, giudice. Tuttavia, questa corte è tenuta per legge a cercare la verità. Pertanto è mio dovere esaminare le accuse di Abram contro Mary. Mi permetta una parola, giudice Wyman. Il tempo scarseggia, vi richiedo sintesi.
Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male. Pochi hanno tale coraggio. Eppure, nonostante abbia svelato una pericolosa congrega, viene infangata. Il suo coraggio è in dubbio, ma dobbiamo appurarne le intenzioni. L'accusatore è colui a cui è stata affidata questa innocente. Di fronte alla palese inadeguatezza al ruolo, chiedo alla corte che Mary sia trasferita altrove. Chi proponete come tutore, reverendo? Io posso assumermi la responsabilità della bambina, se la corte approva. La corte ascolterà le parole di Abram e solo in seguito prenderà una decisione. Abram! Non so quale via intraprendere. La coscienza mi intima di testimoniare contro Mary, ma solo l'idea di farlo mi opprime il... Riferisci al giudice tutto quanto. La bambina è malvagia. La gente deve saperlo. Illustra la corte perché sei qui. Parla, ragazzo. Avanti! Mary ha parlato di spiriti maligni, sortilegi e stregoneria. Eventi che molti ritengono impossibili all'interno. Non sono qui per ascoltare pettegolezzi. Avanti, giungi al punto. Mary mi ha confessato che le sue accuse erano false. Non ha visto nulla di ciò che dice. Nessuna stregoneria. Tantomeno famigli e demoni. Erano solo le fantasie di una bambina. Sei consapevole della gravità di quanto dici? Sì, giudice. Molto bene. Puoi congedarti. Mary resterà con me? Dopo la tua testimonianza, ritengo di trasferirla altrove. Il reverendo Carver si occuperà di Mary per ordine della corte. Raccontatemi, c'era di nuovo il sosia di Andrew? L'abbiamo visto. Ha detto al giudice che Mary ha inventato tutto. Che ha mentito su ogni cosa. Ok, e adesso? Questo ci aiuterà. Per forza. Ora sappiamo che possiamo alterare gli eventi. Concordi con lui? È andata come ha detto lui. Non possiamo restare. Andiamo via da qui. Guarda i vestiti. Questa fabbrica è chiusa da un bel pezzo. Negli anni 70 avevo ancora tutta la vita davanti. Deve esserci un'uscita, forse al piano terra. Vieni qui. Guarda cosa c'è. È assurdo, cazzo. Questo è troppo. Davvero troppo, cazzo. Prima incontriamo dei bifolchi cacciatori di streghe identici a noi.
E adesso abbiamo anche la famiglia più in... E anche loro sono nostri sosia! Ma che cazzo succede? Ma come si spiega? Secondo te sono morti come gli altri sosia? Non lo so. Chissà che gli è successo. Forse siamo tutti nello stesso incubo. Vuoi davvero un souvenir? Di questa notte? Di questa città? Comunque, questa la tengo io. Quando dici che potrebbe essere un incubo, ci credi? Se è il mio incubo, voi cosa ci fate qui? Questo vale per ognuno di noi. Non so più cosa reale. Tu sei il vero Andrew. Andiamo. Quindi, chi sarebbero i tizi nella foto? Ok, quale sarebbe la tua teoria? Sentito. Veniva dal basso. Dobbiamo andarcene da qui, ora. Pesa molto. Andrew, muovi il culo, mi serve una mano. Che c'è? Tu da quella parte, io da questa. Spingiamo insieme. Bene. Dai, forza! Wow! Oh, merda! Ehi, tutto bene laggiù? Aiuto! Afferrala!
Andiamo prima che succeda qualcosa. Daniel, ci sei? Merda. È già arrivato, Daniel? No, ancora non c'è. Ok, andiamo avanti. Daniel è uno in gamba. Ci raggiungerà. Daniel! Stai bene? Daniel, ti prego, rispondi! Daniel, dove sei? Andrew! Ehi! Ehi, ragazzi! Sono quassù! Cavolo, che piacere rivedervi! Almeno non sono l'unica completamente fradicia. Qualcuno ha visto la bambina, Mary? No, io no. Carino. Spero di dimenticarlo presto. Avete visto? Può succedere di tutto. Occhi aperti. L'esistenza è una minaccia per Little Hope, Joseph. Preparati a morire. La tua brama per Satana non ha risparmiato neppure tua moglie Amy. Fatemi ciò che volete, ma esigo rispetto per la mia defunta moglie. Ancora non ti arrendi? Devo estirpare il demonio per il bene di tutti noi. Oh, nessuno è al sicuro! Joseph, rinunci al diavolo e ai suoi dettami. Io non ho peccato. Non sono un servo del demonio. La città è corrotta dalla follia per colpa della serva di Satana. Mary. Noi dobbiamo fermarli. Vattene! Dammela! Guardate! Guardate come soffre la fanciulla. Joseph la tiene soggiogata a Satana. Altre pietre! Il diavolo in lui deve essere schiacciato. Non fermatevi. Il destino di Little Hope dipende da voi.
Siamo fottuti. Non c'è via di scampo da questo incubo. Non ci resta molto tempo. Tempo per cosa? Tanto non si arrenderà mai. Sappiamo quel che è successo a Taylor. Non voglio fare quella fine. Sei impazzito? Dobbiamo andare. John, vieni, presto. Vieni, stronzo, ti aspetto. Angela! Non si apre! Adesso! Andrew! Andrew! Mi serve aiuto! Un attimo. È andato? Io non la vedo più. Dobbiamo riuscire a fuggire prima che quella cosa entri. Sembra che ci sia stato un rogo. Qui c'è qualcosa di strano. Che novità! Qui è tutto strano.
se avessimo dei figli nostri, sarebbe tutto diverso. Guardate un po' qui! Eravamo sposati. Sono sempre più confusa. Hai sentito? Sì. Sarà la bambina. Cerchiamola. È qui dentro. Aspetta. No, aspetta. Mi proteggerete. Dovete. Aspetta, non può essere. Assicuro tutti i presenti che la nostra città sarà libera dal giogo del diavolo. Forte dell'aiuto di Dio, Little Hope prevarrà. È la mia parola. La corte è stata celermente riunita per un motivo. Se vogliamo liberarci per sempre del male che infesta Little Hope, dobbiamo agire subito.
Io accuso te, Mary, di stregoneria. A voi, reverendo. Le prove emerse durante la mia indagine sono incontrovertibili. Mary usa la sua bambola come famiglio per servire il demonio. Siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza. Questa bambola ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha. Ma è sempre appartenuta a Mary, e Mary soltanto. Ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola. Questo non è vero! Bugiardo! Ora questa peccatrice, questa figlia di Satana, osa scaricare su di me, un servo di Dio, i suoi crimini. Qualunque cosa si inventi, non farti mai impietosire. Hai scelto di far condannare Mary. Ora lascia che segua il suo corso. Non ti devo arrecare danno alla città o agli abitanti. Potete aiutarmi? Che posso fare? Potessi intervenire per fermarli, lo farei, ma... Persino nella sua ora più buia, questa degenere continua a invocare l'ausilio del diavolo. Chiedo il permesso alla corte. Ti prego di farmi da guida. Ti chiedo consiglio. Ed è uno strumento del demonio. Dobbiamo fermarli. La vera follia si nasconde in questa corte. Carver, è lui il colpevole. Siamo stati sviati dal male. La verità è stata occultata, ma non da Mary. È il reverendo Carver, colui che ci ha spinto a credere nel demonio. Taci! È tutta opera sua! Non ci ingannerai più! Ormai le tue intenzioni sono evidenti. Io epurerò questa città da qualsiasi male! Ha ragione. Fidati di lui. È Carver il colpevole. Cosa devo fare perché a Little Hope torni la luce? Ho timore del reverendo e della sua reazione. Devi fermare Carver. È colpa sua, non capisci? Vuole condannare Mary per salvarsi la pelle. So cosa bisogna fare. Fermi! Che senso ha tale indignazione? Ciò che ho appena udito mi disgusta nel profondo. Dovrete rispondere di accuse estremamente gravi. Come può un servo di Dio comportarsi in cotal guisa? Mary, le tue pene sono finite. Sei libera di andare. Storti! Ingannati da una bambina! Non scorgete la sua natura! La verità vi fissa dai recessi dell'inferno, eppure non vedete! La figlia del diavolo ha ingannato voi! Non me! Io lo so! Io lo so! Meretrice di Satana! Pagherai per i tuoi crimini! Sono stato tra i primi a cedere alle tue malie, ma ora tutta Little Hope è tua succube! Non so sdebitarmi. Senza di te sarei morta. Mi hai salvata. Ti ricorderò in eterno. Non ti ho salvata io. Non posso credere che sia finita. Hai difeso la bambina e avevi ragione sul prete. Era lui il reale colpevole. Andiamocene via. Cos'è successo? Hai visto la bimba, Mary? Oh. Penso che finalmente questo incubo sia finito. No!
Ehi! Mi dispiace. So che non è colpa tua. È stata dura per entrambi in questi ultimi anni. A un chilometro da qui c'è un locale, hanno un telefono. Chiama i soccorsi e vattene da qui. E non tornare più. Qui non c'è niente per te. Mi spiace per quello che è successo stanotte. Mi affliggerà sempre. Non sei qui da solo. Non essere severo. Abbiamo vissuto un incubo. Questo lo sai, vero? Finalmente ce ne andiamo via. Vorrei ci fossimo tutti. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Tutto ok? Ha l'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Ma la smettete di parlare! Non è così che troveremo aiuto, e neanche una via d'uscita. Mila, come va? Mi scusi, stiamo cercando il nostro autista. Come? L'ha visto? Sì, divertente. Perché non ti bevi un bicchiere? Meglio di no, grazie. Devo restare lucido. Se potesse, sì, insomma, darci una mano, gliene saremmo grati. Darvi una mano? Cosa diavolo succede lì dentro? Devi scappare subito! Me ne andrò quando mi guarderai in faccia. Ora fammi entrare! Ehi! Dubito si renda conto in che casino siamo. E questo, così pare, è quanto. Per ora almeno. Si può sempre provare di nuovo, sperando di giungere a un esito diverso. È questo il problema con i demoni. Se non puoi metterli a tacere, seguitano a tormentarti.
Niente male, direi. Alcuni hanno trovato riscatto e altri no. Ogni scelta conta. E infine, l'abbiamo trovato. L'autista. Finalmente ora può lasciarsi il passato alle spalle. Alla prossima! Magari nel sud del Pacifico, o nel deserto arabo, oppure in un altro luogo. Ma ci rivedremo ancora, almeno un'altra volta.